Ma le domande si sentono poi. No. Ah, è una bella fregatura. Allora non devo guardare lì, ma devo guardare qua. No, perché noi facciamo come se ci fosse un'altra persona. Facciamo come se ci fosse un'altra persona. Ah, una maniera nuova. Sì. Senza vederla, poveretta. Fateli dei controcampi. No, mi taglio proprio io fuori, non ci voglio stare. Gillo, volevo chiederti che questa storia della rinascita del cinema italiano, di cui si parla da un annetto ormai, è una vera rinascita, è una cosa fittizia, è una rinascita solo a livello produttivo? No, ci sono tutta una serie di fattori che fanno pensare, senza troppo essere ottimisti, che c'è, che è già in atto, una forte ripresa del cinema italiano. Ripresa che si configura come un fatto creativo. Apro una parentesi, siamo usciti dal minimalismo. Io non ho nulla contro il minimalismo, ma se il minimalismo diventa la sola faccia di una cinematografia, allora è negativo. Adesso si sente nei registi nuovi, anche quelli meno nuovi, una voglia, un ritorno della voglia di narrare, di raccontare, un'apertura che da tanto tempo non esisteva sul mondo circostante. Quindi qualche cosa che fa pensare che ci si ricollega con le radici nostre. Gli americani dicono ci avete insegnato voi a guardarci intorno. E ora direi che di ritorno qualche film americano, solo i migliori perché gli altri sarebbero da mandare alla spazzatura, ci manda indietro questo cavallo di aprire gli occhi sulla realtà. Quindi questo è un fatto creativo. Poi si vede dei nomi nuovi. Ci sono dei debutti interessanti. Dal punto di vista del botteghino non c'è ancora, io penso che questo ottimismo sia leggermente esagerato e non è male che ci sia un ottimismo esagerato, perché bisogna creare la contromoda. Ora c'è la moda, c'è stata nei lunghi anni di crisi, il cinema italiano non vado a vederlo, un film italiano non se ne parla, invece adesso bisogna che c'è dei segni di ripresa vera, bisogna riconquistare anche il consenso del pubblico. Quindi esagerare un po' parlando di ripresa non fa male. Però dal punto di vista del botteghino credo che sia leggermente esagerato, perché c'è dei grandi successi che ci danno un'enorme soddisfazione, come il film di Pieraccioni, come il film di Benigni, come Nirvana, che sono andati bene. Però deve diventare un fatto generale perché pesi nella cinematografia italiana. A proposito dell'Europa, dell'apertura del mercato adesso in Europa, secondo te l'Italia, l'industria cinematografica italiana è all'altezza, è pronta di aprirsi al mercato europeo? O... No, c'è da fare molti passi in avanti, però il mercato europeo è una condizione base delle riprese delle varie cinematografie nazionali. Quando noi terremo sufficientemente conto che abbiamo a che fare con un bacino di circa 300 milioni di potenziali spettatori, allora ci si renderà conto che si può veramente far qualcosa di unito che colleghi questo bacino. Per esempio, i miei colleghi registi sono tutti decisamente contrari al doppiaggio. Il doppiaggio è stato un regalo colossale, grande come una casa, che noi abbiamo fatto agli americani subito dopo la guerra. I film americani arrivavano a Parigi, erano francesi, a Roma erano italiani, e quindi avevano una vita facile e hanno così conquistato completamente e soffocantemente i nostri mercati. Ora noi bisogna studiare qualche cosa inerente al doppiaggio, fare anche delle scuole eccetera, di modo che questa cosa, che non è dal punto di vista puristico perfetta, certo è meglio il sottotitolo per un film o la lingua originale, però per avere dei milioni, centinaia di milioni di spettatori serve il doppiaggio, quindi prepariamoci anche a questo. Per quanto riguarda i registi, il mestiere di regista, in Italia, un po' per tradizione, un po' perché ormai è entrato nei costumi, è diventato l'autore, cioè chi scrive il soggetto, chi collabora alla sceneggiatura e chi dirige anche il film, cosa che invece negli altri paesi c'è meno, non c'è il regista su commissione. Tu cosa ne pensi di questa cosa? Beh, io direi che bisogna distinguere due cose. Per un film, diciamo, di alto profilo, film, mi dà noia di dire la parola autore, ma insomma quelli che si chiamano film d'autore, è bene che il regista sia anche l'ideatore del soggetto, che partecipi anche se scrive male. Visconti scriveva male, però ammazza se stava presente nelle sceneggiature. Quindi che partecipi alle sceneggiature,
E poi naturalmente che scelga il musicista, nel caso mio lo faccio io spesso la musica, quindi mi sento colpito dalla sua critica. Però voglio dire, in questi casi qui è bene, perché è giusto che sia, come ogni altra forma di espressione artistica, lo specchio delle qualità e difetti di una sola persona. Non è che uno scrive una sonata e viene un altro e dice no, mettimi un diesis qui, no, col cavolo. Non è che uno scrive un racconto e dice ma no, questo taglialo. Cioè, in generale è veramente lo specchio delle qualità di una sola persona. Per il film La massa della cinematografia, forse no, ho dei dubbi. Voglio dire, forse il produttore potrebbe avere un ruolo molto maggiore di quello che ha attualmente in Italia, perché i vecchi produttori tipo Cristaldi mi pare che non ci sono più. Il produttore può servire a fare da ponte di collegamento tra il gusto di quel momento del pubblico e le voglie del regista o dello sceneggiatore quando sono separati. In questo senso qui è bene per il cinema medio, diciamo, per il cinema di consumo, forse è meglio un peso più grande delle altre componenti che non solo del regista. Ma dal punto di vista dell'espressione è meglio che sia una sola persona. Posso farti una domanda, Gillo, sulla televisione? Che cosa ne pensi di questa apertura che c'è adesso anche in Italia con la stream, delle televisioni tematiche? Secondo te il pubblico televisivo, il pubblico che sta a casa, è pronto a, in Italia, cioè richiede questa televisione, attecchirà in Italia la televisione tematica? Io non mi sento di dare un parere sulla televisione tematica, almeno perché me ne intendo poco. Posso dire che dal punto personale di vista mio, io grido eureka, perché viva la faccia di una televisione che non sia quell'ignobile contenitore di giochi, giochetti e quiz che abbassa il gusto anche quotidiano della gente. Si parla come la televisione con quelle modi di dire, è terribile. Invece una televisione tematica può essere una cosa straordinaria, come all'inizio sembrava che potesse essere la televisione. Ti ringrazio. Ti va bene?